sport è veramente difficile praticarlo in Italia perché mancano le strutture sostanzialmente, e poi anche le condizioni attuali sociali rendono difficile la pratica dello sport. In particolar modo il femminile, al quale noi ci siamo dedicati da anni, soffre anche di una disparità di genere, perché le ragazze sono discriminate perché non possono praticare lo sport come invece i loro colleghi maschi. Noi in questo momento ci occupiamo di basket femminile, ma il progetto parte da qui per poter poi accogliere tutte le ragazze adolescenti di tutti gli sport. Il progetto finale è proprio questo, proprio perché per sensibilizzare gli enti e anche gli imprenditori a investire sul futuro, perché investire sullo sport vuol dire investire sul futuro. La Casa BFF è un luogo di ritrovo che potrà essere reso possibile grazie alle donazioni dei privati e di Fondazione CR Firenze, e significa tanto per le ragazze perché la BFF è l'unica realtà in Toscana che ha un livello di basket nazionale, ha vinto vari campionati e può racchiudere quindi atlete di grande livello e anche extra regionali. Ne abbiamo conosciute alcune che vengono dalla Liguria, ad esempio giocavano a Genova fino a 12 anni, e la Casa BFF è una grande opportunità per loro per poter rimanere a Firenze e perdere meno tempo negli spostamenti, far risparmiare le famiglie sulla benzina, sui consumi e soprattutto seguire gli studi in maniera continua e non rinunciare appunto alle ore di studio che normalmente vengono buttate per i viaggi in treno piuttosto che in macchina. È stato bellissimo, dall'inizio nella prima fase in cui ci hanno istruito, quindi è stato più a livello teorico, abbiamo appreso in diversi campi, e poi invece nella seconda parte abbiamo messo un po' le mani in pasta e abbiamo potuto mettere in pratica quello che abbiamo imparato in quei 2 o 3 mesi in cui abbiamo passato le giornate insieme, quindi per me è stato bellissimo. Anch'io sono un ex atleta, quindi penso che anche saper apprezzare e condividere i valori dello sport sia importante, e anche metterci nei panni delle ragazze che abbiamo conosciuto è stato importante, perché abbiamo visto quanto per loro è importante lo sport e non è una cosa a cui rinunciare, neanche per cui fare dei sacrifici nella scuola, nella vita sociale o quant'altro.